Allora, questa sera, 22 novembre 2012, alle 9:15 all'Urban Center di Prato, parleremo dell'inceneritore di Baciacavallo, del depuratore della Gida, del depuratore di fanghi industriali. Parleremo di questo perché sono almeno 3 anni e mezzo, se ne parlavamo già nel 2009, durante la campagna elettorale del 2009, dei dati che abbiamo, che vengono dai risultati dello zooprofilattico di Roma, che parlano in modo chiaro, inequivocabile, di quello che c'è a Prato, di una situazione dove ci sono dei morti per tumore che è sopra la media. Nel 2009 Carlo Vulpio con noi parlava dell'Ilva di Taranto, sono passati 3 anni e mezzo e si è visto cosa è successo all'Ilva di Taranto. A Prato abbiamo la nostra piccola Ilva. Sono passati 3 anni e mezzo, abbiamo fatto tutti i percorsi possibili. Con Daniele Baldi abbiamo portato la questione della commissione numero 5 del Comune di Prato. Daniele Baldi ha portato a parlare Adriana Pagliai, ha portato Patrizia Gentilini. Ora basta. Abbiamo fatto questa ONLUS FAS. Vita, ambiente e salute per raccogliere fondi, per fare delle altre analisi, degli altri campionamenti, perché vogliamo la verità. Vogliamo la verità chiara, inequivocabile, di fronte all'impossibile. Per fare questo ci vogliono 3.000 euro. Dobbiamo raccogliere 3.000 euro. Abbiamo avuto l'apporto e il sostegno a tutti i movimenti della Toscana. Questa sera noi, assieme ai Meetup di Firenze, ai Movimenti di Firenze, da Figline Valdarno, da Piombino, un po' da tutta la Toscana, a Prato faremo questo incontro con la Patrizia Gentilini e anche con Adriana Pagliai, dove parleremo di questa questione, del nostro problema su Prato, delle diossine su Prato, dei morti di tumore su Prato. Parleremo di tutte queste cose qui e vogliamo raccogliere dei fondi per fare queste analisi, questi campionamenti e queste analisi. Quindi dateci una mano, Beppe, dacci una mano anche tu questa sera all'Urban Center e poi in diretta streaming, lo diamo in diretta streaming, chiunque ci può seguire. Abbiamo invitato anche il comune, il sindaco, il vice sindaco, chi vuole venire viene, però noi adesso abbiamo detto basta, raccogliamo questi fondi, andiamo avanti. Beppe, dacci una mano. Ci vediamo questa sera alle 9:15 all'Urban Center di Prato. Ciao. Ah sì, un'ultima cosa. Sembra che Carlo Longo, il presidente di Gida, quella che gestisce il depuratore bruciatore di Baciacavallo, scenda in campo con Montezemolo. Per cui, fosse così, eventualmente ci vediamo anche in Parlamento. Sarà un piacere.